Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione quando ci sei vicino. Snake, il segnale del direttore della DARPA proviene da quelle parti. Sei sicuro di aver guardato dappertutto? Guardati intorno con la visuale soggettiva. Snake, il segnale del direttore... Chi sei? Sono qui per salvarla. Lei è Donald Anderson, il direttore della DARPA, vero? E tu saresti qui per salvarmi? E per chi lavori? Sono il soldato mandato qui a salvare il suo inutile di dietro. Davvero? Deve essere vero. Non sembri uno di loro. In questo caso sbrigati a portarmi fuori di qui. Calma, non si agiti. Prima mi servono alcune informazioni. Sui terroristi. Terroristi? Sono davvero in grado di lanciare un'arma nucleare? Di cosa diavolo stai parlando? Stanno ricattando la Casa Bianca e minacciano di lanciare una bomba atomica se non verranno soddisfatte le loro richieste. Santo Iddio. Sono in grado di farlo. È possibile. Loro potrebbero lanciare la bomba. Come pensano di effettuare il lancio? Questo posto è un semplice deposito per le testate smantellate. Non dovrebbero poter accedere a un missile armato. Quelle che sto per darti sono informazioni riservate. Ok? Qui stavamo conducendo degli esperimenti con un nuovo tipo di arma. Un'arma che cambierà il mondo. Cosa? Un'arma in grado di lanciare un attacco nucleare da qualsiasi punto della faccia della Terra. Un carro armato semovente con un armamento nucleare. Il Metal Gear. Non può essere. Sai di cosa parlo? Ma il Metal Gear è uno dei progetti più segreti. Come fai a conoscerlo? Ci ho avuto a che fare un paio di volte in passato. È per questo motivo che lei si trovava in questo centro di stoccaggio. E perché altrimenti sarei venuto in questo posto dimenticato da Dio? Avevo sentito che il progetto del Metal Gear era stato interrotto. Al contrario, si è evoluto in un grande progetto congiunto tra noi e la Armstack. Questa esercitazione doveva servire per la raccolta di dati, prima dell'inizio della produzione di massa. Se non fosse stata per la rivoluzione... Rivoluzione? Il Rex è caduto nelle mani dei terroristi. Il Rex? Il Metal Gear Rex, il nome in codice del nuovo prototipo di Metal Gear. Probabilmente hanno già finito di armare la testata che intendono usare con il Rex. Quei tizi sono professionisti. Sanno come maneggiare e preparare le armi. Ehi, zitto là dentro! Pensavo che tutte le testate atomiche fossero dotate di misure di sicurezza, una specie di codice di detonazione da inserire. Oh, se intendi i PAL, naturalmente esistono. Il sistema prevede l'inserimento di due codici per poter lanciare il dispositivo. Ci sono due passwords. Esatto. Baker ne conosce una, io l'altra. Baker?
il presidente dell'Armstech. Proprio lui. Ognuno di noi deve inserire la propria password o non ci sarà nessun lancio. Ma la mia è già stata scoperta. Ha parlato. Psico Mantis è in grado di leggere nella mente. È impossibile resistergli. Psico Mantis. Uno dei membri della Foxhound, dotato di poteri psichici. Brutta notizia. È solo una questione di tempo prima che ottengano anche quella di Baker. E se riescono ad avere la password di Baker? Già, potranno lanciare la bomba in qualsiasi momento. Però c'è un modo per impedirglielo. Quale? Le schede chiave. Quali schede? Sono state progettate dalla Armstech, gli sviluppatori del sistema, come misura d'emergenza. Anche senza i codici si può inserire la scheda e attivare il blocco di sicurezza. E se lo faccio? Sì. Impedirà il lancio. Quella scheda. E dove si trovano queste schede? Dovrebbe averle Baker. Ascolta, ti servono 3 schede chiave. Ci sono 3 diversi terminali in cui inserirle. Tu devi infilare una scheda in ognuno di essi. Ok, 3 schede. Hai idea di dove tengano Baker? Da qualche parte, al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? Ho sentito una guardia. Lo hanno spostato in una zona con pesanti contromisure elettroniche. Vuoi dirmi qualcos'altro? Sì. Hanno murato le entrate, ma non hanno fatto in tempo a verniciarle. Dovrei cercare le zone con i muri di colore diverso dal normale. Ecco, prendi la mia tessera d'identità personale. Con questa aprirai tutte le porte di sicurezza di primo livello. È una tessera NAP. Funziona congiuntamente al campo elettrico creato dal tuo corpo. Network d'area personale, giusto? Trasmette i dati usando i sali del tuo corpo come supporto. Quando ti avvicini ai dispositivi di sicurezza della porta, i dati memorizzati sulla tessera vengono letti. E la porta si apre automaticamente, ho capito. Ok, ora la porterò fuori di qui. Aspetta un minuto. Cosa c'è? Avevi già sentito di come disattivare il PAL? Dai tuoi capi o da chiunque altro? No. Sei sicuro che non ne sapevi niente? Le ho già detto di no. Ma allora la Casa Bianca intende sottostare alle richieste dei terroristi? Questo è un problema loro, che non ha niente a che vedere con i miei ordini. Ma che cosa mi dici del Pentagono? Il Pentagono? Ehi, che le succede? Perché? Ma che succede? Morto. Naomi, il direttore. Che cosa gli è successo? Io non lo so, sembra abbia avuto un infarto, ma... Un infarto? No, colonnello, non è che mi sta nascondendo qualcosa. Assolutamente no. Snake, cerca di capire. Quest'operazione ha un livello di sicurezza rosso. Bisogna avere la massima autorizzazione per accedere a tutte le informazioni. Vuole farmi credere che è a capo dell'operazione e non è in grado di consultare tutte le informazioni a riguardo. Te l'ho detto, è il segretario alla difesa il capo di questa operazione. Io sono qui solo per farti da supporto. Snake, non abbiamo tempo per le discussioni. Togliti di lì e trova il presidente Baker. Purtroppo, Snake, il salvataggio è stato un fallimento. È inutile restare in quella cella. Snake, esci da lì e scendi al secondo piano interrato. Devi liberare il presidente della Armstech, Kenneth Baker, prima che i terroristi scoprano il suo codice di detonazione.
Snake, esci da lì e scendi al secondo piano interrato. Devi liberare il presidente della Arms Tech che... Vuoi dire che il direttore della DARPA è morto? Già, secondo Naomi è stato un infarto. Non ci credo. Beh, sembra che non ci resti altro che trovare Kenneth Baker, il presidente della Arms Tech. Si trova al secondo piano interrato, vero? Sì, dall'altro lato del muro cementato. Ok, buona fortuna, Snake. Puoi farcela. Stavano conducendo degli esperimenti con questo nuovo prototipo di Metal Gear. È questo che ha detto il direttore della DARPA? Sì. Che diavolo! Allora, sai qualcosa del Metal Gear? Soltanto voci. Ho sentito che è una specie di carro armato che cammina e che può lanciare un attacco nucleare accurato da qualunque terreno, montagne, deserti, paludi, tutto. Ma il vero esperto del Metal Gear sei tu, non è vero, Snake? Già, pare di sì. Ma che mi dici del sistema palla a cui ha accennato il direttore della DARPA? È un dispositivo che serve a impedire che un missile nucleare venga innescato o lanciato. Di solito per lanciare il missile c'è bisogno di un codice segreto o di una combinazione di detonazione. Stando a quanto ha detto, ci sono due codici e i terroristi ne conoscono già uno. L'altro codice. Se i terroristi scoprono anche quello... Va bene, ho capito. Devo sbrigarmi a salvare il presidente Baker. Il direttore della DARPA. Poveretto. Ha avuto un infarto poco dopo che l'hai salvato. Ho un cattivo presentimento, Snake. Forse sarebbe meglio se salvassi la partita. Non ti muovere! Brutto bastardo! Hai ucciso il direttore! Liquid? No, non sei tu! Non muoverti! È la prima volta che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le mani. Non riesci a spararmi, pivellino. Stai attento, non sono un pivellino. Bugiardo, hai uno sguardo nervoso, impaurito. Quello che ho sempre visto negli occhi di tutti i pivellini. Non hai mai sparato a nessuno, vero? Tu parli troppo. Non hai nemmeno tolto la sicura, pivellino. Ti ho detto di non chiamarmi pivellino. Tu non sei uno di loro, vero? Apri quella porta. Hai una tessera, giusto? Perché? Così ce ne potremmo andare di qui. Sembra che subiremo un lieve ritardo. Oh, cavolo! Che stai facendo? Non pensare, spara! Snake, che cosa stai facendo? Sistema i nemici e vattene di lì. Ti conviene usare l'arma che hai trovato. Snake, che cosa... Go!
Grazie per l'aiuto. Aspetta! Chi sei? Maledetti idioti! L'avete ucciso! Mi dispiace. Il suo scudo era forte! Non sono riuscito a penetrare nella sua mente! Così ora non avremo mai il codice! Capo, penso di avere una buona idea! Appena avuto una specie di allucinazione. Sono stati i nanoidi a provocarla. No, Snake, i nanoidi funzionano perfettamente. Ma allora cosa è stato? Deve essere stata un'interferenza psicometrica generata da Psychomantis, il telepate della Foxhound. Credo sia un loop di ritorno mentale. Vuoi dire che quello era Mantis? Snake, Psychomantis può leggere nella mente degli altri. Ha scoperto il codice di detonazione del direttore della DARPA. Fai presto, prima che ottenga anche il codice di Baker. Esatto. Se i terroristi ottenessero il codice di Baker, potrebbero lanciare la bomba nucleare a loro piacimento. Già, useranno il Metal Gear per farlo. Colonnello, sapeva che qui stavano conducendo un'esercitazione militare con il Metal Gear? Non ne ero a conoscenza. Sicuro? Snake, cerca di capire. Sono solamente un intermediario in questa operazione. Ora però pensa a muoverti e raggiungi il secondo piano interrato. Devi salvare il presidente della Armstech prima che i terroristi scoprano il suo codice. PAL sta per prevenzione di attivazione libera. È un sistema di sicurezza connesso alla strumentazione di un missile nucleare. Il missile non può venire lanciato senza l'inserimento di uno speciale codice elettronico. Ma se i terroristi hanno scoperto i codici di detonazione, possono lanciare il missile quando gli pare. È possibile distruggere il sistema PAL in modo che il missile possa essere lanciato anche senza l'inserimento del codice di detonazione? Non credo. È regolato in modo che la testata si disattivi automaticamente se si cerca di rimuovere, disattivare o distruggere il PAL. Dunque, a meno che i terroristi non scoprano i codici di detonazione o mettano le mani sulle schede di annullamento del codice, non possono lanciare. Non ne sarei così sicura. Tutti i sistemi hanno dei bug o delle anomalie. Non possiamo ancora rilassarci. Non so molto del Metal Gear. Ho sentito solo delle voci. So che è apparso a Outer Heaven nel 1995 e successivamente a Zanzibar nel 1999. Entrambi erano paesi del terzo mondo soggetti al regime militare,
avevano progettato segretamente il Metal Gear per aumentare il loro potere politico e militare nel mondo. Ma furono entrambi fermati da un eroe solitario. Tu, Solid Snake. È stato molto tempo fa. Tutti i silo ICBM sono strettamente monitorati da satelliti militari. I sottomarini nucleari dotati di SLBM possono spostarsi con grande segretezza, ma ovviamente si limitano a lanciare dall'acqua. Infine ci sono gli ALBM che possono essere lanciati dagli aeroplani. Consentono una notevole mobilità, ma per alcuni versi risultano poco affidabili. Metal Gear fu studiato per risolvere tutti questi problemi. Può muoversi liberamente su qualunque tipo di terreno e lanciare un missile nucleare su qualunque obiettivo mondiale. Così altera la natura della caccia agli armamenti strategici e distrugge il delicato equilibrio nucleare. È un'arma temibile, credimi. La creazione del Metal Gear è un cinico tentativo di consolidare e aumentare il nostro dominio militare, pur continuando a fingere di continuare il disarmo. E ora che è stata firmata l'opzione 0 SLCM, che consente ispezioni a sorpresa dei sommergibili in acque internazionali, il valore strategico dei sottomarini è fortemente diminuito. Con il Metal Gear, i governi del mondo potrebbero riuscire a evitare ispezioni del genere e allo stesso tempo rimanere in linea con gli accordi nucleari internazionali. Dopo il 3 gennaio del 1993, quando venne firmato l'accordo START 2, Russia e Stati Uniti ridussero ognuno le loro testate nucleari strategiche tra le 3.000 e le 3.500 unità. Smantellarono tutti gli ICBM che contenevano i MIRV, i veicoli multipli a rientro indipendente. Il risultato è che oggi esistono 15.000 testate nucleari di cui non si sa cosa fare. La struttura di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses fu costruita all'inizio del secolo. Venne edificata per conservare temporaneamente le testate nucleari. Ma se non gli servivano, perché non le hanno smantellate subito? Non possono farlo. Vedi, quando si smantella una testata, devi sempre conservare i materiali radioattivi. Attualmente tutti i centri di stoccaggio delle scorie nucleari hanno già superato il loro limite di capacità. Ma non potevano arrestare lo smantellamento delle armi e allo stesso tempo essere in linea con lo START 2. Allora, mi stai dicendo che questa base fu costruita in modo da poter evitare temporaneamente dei conflitti con lo START 2? Molta gente crede che oggi viviamo in un mondo più sicuro. Ma con tutte le armi nucleari smantellate e le scorie che ci sono in giro, la minaccia del terrorismo nucleare è cresciuta enormemente. Brutta storia, vero? Le razioni militari C sono per lo più una riserva di calorie. Ecco perché è bene integrarle con altri generi nutrizionali come vitamine o minerali. Serve qualcosa, Snake? Snake, ascolta cosa disse Lao Tse. Colui che capisce che quel che basta è abbastanza, ne avrà sempre a sufficienza. Solo perché vedi un oggetto, non significa che tu debba prenderlo. Se non è proprio necessario, pensaci due volte prima di esporti. Potrebbe non valerne la pena.